Ciao a tutti i ragazzi da Gaia Rossini. Oggi diamo un'occhiata agli eventi. Apriamo cerca. Scusatemi, oggi ho l'interfaccia in inglese, però è abbastanza simile. Andiamo nella categoria eventi e decidiamo di fare una ricerca per qualcosa. Io, per esempio, decido di cercare contest, concorsi. Faccio cerca. E mi fa vedere tutto quello che succede da oggi in poi. Io posso scegliere in che categoria cercare. Guardate qua, vedete, all categories, arte e cultura, carità, commerciale, discussioni, educazioni, games and contest e così via. Posso cercare quelli che stanno succedendo ora. Vedete, cambia la mia lista. Oppure posso vedere quelli che succederanno oggi o in qualsiasi data o che iniziano a una certa ora. Il momento che io ho trovato un evento che mi piace, vado a vederlo cliccandoci sopra e chiedo more info, maggiori informazioni. Mi si apre un'altra finestra dove vedete io ho tutte le descrizioni, scusatemi, dell'evento che sta per succedere e ho anche l'opzione di cliccare Remind me, ricordamelo. Se lo clicco, quando l'evento inizierà, io riceverò un pop-up con il teleport. Non male, vero? Ok, chiudiamo questo. Ok, abbiamo capito come usare gli eventi. Impariamo a postare un evento in Search. Bene, andiamo sul sito Second Life, effettuiamo il login. Ok. Andiamo in comunità. Scusatemi, io vedo il sito in inglese, però credo che ci arriviate lo stesso. Andiamo in comunità, eventi. Andiamo in crea un nuovo evento. Ok, e qua abbiamo una serie di regole che ora vi traduco. La pubblicità per prodotti o servizi commerciali verrà eliminata dai Lindenlab. È possibile postare sino a 5 eventi al giorno, incluse eventuali modifiche che apporterete agli eventi già postati. Anche i vostri amici potranno postare eventi per la vostra land, alla condizione che nella finestra Informazioni sul terreno settiate l'opzione Mostra luogo nella ricerca con la categoria Divertimento, Hangout. Per maggiore chiarezza, voi potete postare eventi se possedete una parcella di minimo 512 metri quadrati. Se appartenete a un gruppo che possiede minimo 512 metri quadrati di terra e avete una tag che vi permetta di postare eventi, questo lo vedremo dopo. Che la land su cui volete fare l'evento sia in una private estate e che voi siate sulla access list. Che la land su cui voi volete fare l'evento sia di proprietà di governo Linden e sia settata come categoria divertimento. Che la land su cui volete fare l'evento sia di proprietà di un friend che abbia settato la sua land in cerca luoghi e come categoria divertimento. L'utilizzo di alt per postare più di 5 eventi al giorno non è consentito e sarà punito. La descrizione dell'evento deve essere conforme alle linee guida generali e quindi no descrizioni sesso, sesso per soldi, sesso in chat, sesso simulato, violenza e così via. Eventi mature devono essere postati come mature e svolti in land mature. Inoltre, e leggetelo bene qua, la spam, cioè eventi molteplici postati in una singola giornata che non rispettano le regole di qui sopra, non saranno tollerati e saranno soggetti a azione disciplinare, pena la sospensione del vostro account o il ban. Inoltre, qua rispettate gli altri, rispettate i copyright e i marchi, gli host degli eventi sono responsabili perché queste regole vengano applicate, dice di guardare il DMCA, DMCA
Digital Millennium Copyright Act per maggiori informazioni sul copyright in Second Life. Nel mio sito potete trovare maggiori informazioni. Letto tutto questo, noi clicchiamo su I agree, io sono d'accordo, e carichiamo la pagina su. Finalmente qua possiamo postare il nostro evento. Scriviamo il nome dell'evento, non lo so, tipo caccia al tesoro. La data, questo ci permette di scegliere in che data vogliamo postarlo, a che ora, attenzione che è l'ora di Second Life. Sul mio sito in calce a questo evento posterò un link dove trovare un orologio per fare la conversione delle ore. La durata in tempo, mettiamo che dura un'ora. Poi in location possiamo scegliere la parcella. Io metterò questa qua. Selezioniamo la categoria e mettiamola in game, giochi e concorsi. Qua se c'è una tassa da pagare per partecipare a questo evento, e poi qua scriveremo la nostra descrizione: Treasure Hunt, che vuol dire caccia al tesoro, for Italian people, non so, win up to 1000 lindens. Poi, siccome questo evento andrà postato veramente per fare il tutorial, lo scrivo: do not come I am posting this event to do a video tutorial for Italians. Non venite, sto postando questo evento per fare un video tutorial per italiani. Il tuo evento apparirà nell'elenco degli eventi a breve. Clicchiamo su Save Event, cambiamo pagina. Vedete? A questo punto noi possiamo andare, se non ci va bene quello che abbiamo scritto, possiamo andare in Edit, Modifica, oppure in Delete, Cancella. Io lo cancello perché è un evento finto. Se sei sicuro che lo vuoi cancellare, e dico sì, e l'ho cancellato. Ultimi suggerimenti. Allora, se voi possedete un'isola e volete che altre persone possano postare eventi sulla vostra isola, non dovete far altro che andare in mondo, region state, e poi andate in regione. Aspettate, non mi ricordo mai dove dobbiamo andare. Scusatemi, dovete andare qua e mettere nei residenti consentiti, allowed resident, dovete aggiungere chi volete, la persona che volete che possa postare eventi. Questa è la prima. Poi, se invece la vostra terra è posseduta da un gruppo e voi volete garantire ad altre persone di postare degli eventi, voi andrete in comunica, i miei gruppi, scegliete il gruppo il gruppo a cui è assettata la land, cliccate destro, mostra informazioni, andremo nei ruoli, creiamo un nuovo ruolo o a che ruolo dovete assegnare questa abilità. Io creo un nuovo ruolo che chiamerò Gaialand Host. Ok. Scusatemi, crea un nuovo ruolo. Allora, scusatemi, Gaialand Host. Ecco qua, Gaialand Host. Titolo del ruolo lo ricopio. Allora, di nuovo, Gaialand Host. La descrizione se la volete. Poi andiamo sotto in ruoli assegnati. Ta-ta-ta-ta-ta. Scusatemi, eccolo qua, Gaialand Host. In ruoli assegnati andiamo in scendiamo qua con questa finestrella e dobbiamo scendere sino a poteri e lotto, consentire ospitare un evento su lotti. Facciamo salva e abbiamo finito.
E con questo per oggi è tutto, vi saluto, vi ricordo che potete trovare altri tutorial sul mio sito, di cui vi sto mettendo l'indirizzo in sovraimpressione. Mi raccomando, non andate più sul blog perché non viene più aggiornato. Venite a trovarmi anche a Gaialand, vi saluto. Ciao ciao, alla prossima!